Buon pomeriggio ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento. Non è un appuntamento prettamente di calcio mercato, però mi sono venute insomma, di domande, di quesiti da pormi dopo queste tre amichevole che ha svolto il Modena, che ha giocato il Modena. Ed è chiaro, un po' faccio una mia idea, un mio riassunto di quello che ho potuto constatare in queste ultime tre amichevole, appunto. È chiaro che Bianco gioca col 4-3-1-2. Tremolada fondamentalmente dietro le due punte, si sono un po' alternate le punte in queste amichevole, a giusta ragione. Nell'ultima amichevole con il Toro hanno giocato Bonfanti e Manconi, se non mi ricordo male, anche nell'amichevole contro il Fiorenzuola. Credo forse nella prima amichevole hanno giocato Falcinelli e Manconi o Falcinelli e Bonfanti, adesso non me lo ricordo bene. Comunque, le due punte sono insomma. Bene, sono un marchio di fabbrica ormai, diciamo così, e con il trequartista dietro. Però vedo un po' un attimo che sui social si scatena la cosa, ci serve un attaccante. Molta gente scrive che secondo, molti tifosi comunque scrivono che occorre un altro attaccante al Modena. Però effettivamente siamo così sicuri che occorra un attaccante al Modena? Perché Strizzolo e Falcinelli ipoteticamente potrebbero essere due titolari con dietro Tremolada, praticamente è il trio d'attacco che c'era la scorsa stagione. Però Falcinelli finalmente è una cosa alla quale aspiravo, si sposta un po' più in avanti, gioca piuttosto più da attaccante piuttosto che da giocatore da raccordo, che io quella cosa lì non la potevo vedere per un giocatore così come Falcinelli. Quindi se vado ad analizzare un attimo gli attaccanti, ci abbiamo Falcinelli che ha dietro Manconi come riserva, anche se Manconi non mi dispiace, fa dei bei movimenti, anche il tiro da lunga distanza, ci prova spesso ed è questa una cosa che finalmente riusciamo a fare dalla distanza. E Strizzolo c'è l'alter ego che è Bonfanti, senza scordarsi la carta Abiuso, forse Abiuso verrà ceduto in prestito. Comunque abbiamo quattro attaccanti, per un 4-3-1-2 vanno benissimo quattro attaccanti, quindi non so se un attaccante verrà ingaggiato, o questo, diciamo, secondo me siamo a posto con il reparto avanzato. Bisogna un attimo vedere anche da tre quarti, perché Tremolada è il 10 inamovibile, anche se girano voci che Capuano lo voglia a Taranto, visto che l'ha avuto ad Arezzo. Non credo che se scende in Serie C Luca, al massimo, se proprio dovrà andare via, andrà via in Serie B. Non penso che non abbia mercato in Serie B, ma da quel che ho potuto capire anche dalle dichiarazioni della società, che Tremolada è un punto fermo del nostro progetto, quindi penso che al 99,99% lui rimarrà a Modena. Però Tremolada onestamente non ha un alter ego, un sostituto alla pari. Mosti sembra che prima o poi se ne andrà via, questione di tempo, pare che l'abbia cercato Cesena, l'abbia cercato Lentella, forse a Triestina, ma se non giocava con Tessera a Modena non credo che vada a giocare a Trieste, anche se in Serie C è più facile che lui giochi. Però comunque ad ogni modo il mercato ce l'ha, dipende da lui se vuole andare via o meno, quindi questo può essere un sostituto di Tremolada. Giovannini non penso che abbia le caratteristiche per giocare dietro le punte, c'è questo ragazzo Bosanai che può essere interessante, ma è pur sempre un ragazzo, quindi diciamo che va inserito piano piano. Insomma, forse sulla tre quarti non siamo completamente coperti, poi è da vedere. Poi dopo, insomma, ancora andando ad analizzare la rosa, noi siamo certi al mille per mille che non ci occorra un altro difensore. È vero, per Greffi è il titolare, assieme a Mazzaro. Quello che si può capire, da quello che si può dedurre molto facilmente, per Greffi l'alter ego, il sostituto di Silvestri, e poi Zaro a Cauz in panchina, quindi quattro difensori centrali effettivamente ci sono, numericamente ci siamo. Però poi è vero che per Greffi ha già giocato con Zaro, ha già giocato, hanno avuto già, cioè, abbiamo avuto già il trio Zaro per Greffi Gerdi e con Gagno alle spalle. Hanno già giocato insieme, per cui è più facile per loro avere già un'intesa. Però comunque stiamo sempre parlando di una difesa che lo scorso campionato è stata una delle peggiori del campionato e non penso che il Zaro della situazione possa
completamente, diciamo, colmare il gap che avevamo l'anno scorso. Forse prenderei in considerazione, a mio malincuore, un titolare da affiancare a Zaro. Capisco che per Griffy è il nostro capitano inamovibile, eccetera, eccetera, però ragazzi, la difesa dell'anno scorso è stata una delle peggiori, c'era per Griffy e Silvestri o per Griffy Cittadini. Quindi gira che ti rigira, siamo lì. Ovviamente terzino sinistro non è più Azzi come nella prima parte della stagione, non è più Renzetti o Ponsi, Cotali o Cotali, non so neanche come si pronuncia ormai, ognuno se lo pronuncia come vuole, e è un altro terzino diverso, Ucad però è rimasto lì. E quindi non lo so, io onestamente un'idea su un difensore centrale, poi ditemi la vostra nei commenti. Se può essere una pedina che ci può aiutare di più rispetto che un altro attaccante. Ripeto, sia nel reparto avanzato che nel reparto difensivo, quattro ce ne sono. Però io sono un po' più preoccupato, visto che comunque l'anno scorso i gol li facevamo, e ok, non c'è più Dio, va bene, ma non è un dramma che non c'è più Dio, piuttosto il reparto arretrato, il reparto difensivo che ha avuto grossi problemi l'anno scorso, quindi io punterei un po' di più lì. Poi è vero, c'è questa suggestione che è uscita negli ultimi giorni, quella di Thiago Casasola, che però è un jolly difensivo, penso che possa anche giocare come mezzala, però buona parte del campionato l'anno scorso a Perugia l'ha giocata come terzino destro e non mi sorprende anche lì che nell'eventualità dell'ingaggio di Casasola, anche se pare che insomma, il direttore sportivo del Perugia avesse detto che voleva rientrare in Argentina, dipende se è una balla o non è una balla, comunque pare che come Modena sia un suo giocatore. E ad ogni modo, non mi fa strano il fatto che si voglia ingaggiare un terzino destro ad alternare ad Ucadda. Poi penso che Casasola a livello qualitativo sia migliore rispetto a Ucadda, penso che dovrebbe partire dalla griglia di titolare, ripeto sempre se verrà ingaggiato. Comunque, diciamo che i giornali a volte dicono delle cavolate, ma penso che un fondo di verità c'è sempre in ogni notizia e il fatto che questo giocatore che possa rimpiazzare o andare a giocarsela con Ucadda sulla fascia destra mi fa pensare che magari Ucadda non abbia dato delle garanzie per essere un titolare a bianco, pur essendoci sempre alternativa Ponsi. Lì Ponsi non so se verrà considerato la riserva di Cotali o la riserva di Ucadda, può essere anche considerato la riserva di entrambi, perché può giocare sia come terzino destro come terzino sinistro. E c'è sempre Guibre che però è più sul lato mancino. Quindi ripeto, la scelta eventuale di Casasola mi fa pensare che magari Ucadda non ha convinto al 100% Bianco e per il gioco che mi sembra di aver capito di Bianco, che è un gioco propositivo, un gioco offensivo in cui la difesa deve avere una bella linea alta, magari Ucadda lì. Cioè, siccome bisogna riempire bene il campo, i terzini devono riempire bene il campo. Magari lì Ucadda deficita un po' e se parliamo cioè di qualità offensiva, lì è un po' il tasto dolente di Ucadda. Poi, come ho detto sempre nei vecchi video, ha una bella gamba Ucadda, non sto cercando di dire che è una carta da non giocare. Comunque è una carta che se vogliamo fare un campionato molto più importante rispetto all'ultimo, pur su Ucadda bisogna ancora di lavorare e avere magari davanti un giocatore importante come Casasola con cui alternarsi, con cui cercare di lottare per la maglia da titolare può essere un incentivo più ancora di più a migliorare e noi possiamo essere ancora più competitivi. Penso che sia una chiave di lettura di questo genere l'eventualità dell'ingaggio di Casasola. E quindi questa è un po' una giornata, è un po' una notizia che è uscita nelle ultime ore e il Modena sta cercando, si vede lontano meglio che non fa più colpi in entrata perché comunque deve sfoltire la rosa, è andato via Piacentini, è andato via Coccia, beh, è andato via, scusatemi, è andato via anche Coppolaro, comunque Coppolaro era già andato via da diverse settimane fa, comunque il Modena sta cercando di sfoltire la rosa. E quindi colpi di entrata non ce ne sono
tantissimi, a parte appunto questa notizia di Casasola. Però mi sembra un po' strano che c'è della serie Mario dove sei? Mi riferisco a Mario Gargiulo. Perché Gargiulo, onestamente, io non lo vedo, cioè io mi aspettavo che a rientro del prestito a Pisa, da Pisa, io non so se ha avuto degli infortuni per questi motivi lui non giochi titolare, o comunque io nelle tre amichevole che ho visto non ho mai visto partire dal primo minuto Gargiulo. Siamo sicuri che proprio Gargiulo rientri nei piani di Bianco? Cioè, sapete che comunque i giocatori sono dei ragazzoni che vivono anche sui social ed effettivamente Gargiulo non l'ho visto mai una volta pubblicare una storia in cui è nei ritiri o una storia o una fotografia. Capisco che non è quello che fa identificare un giocatore, no, si è attaccato alla maglia, indubbiamente, non sto di certo a sindacare questo, magari ci sono giocatori che non pubblicano mai una mazza. Eppure sono dei signori professionisti che vogliono bene alla squadra che giocano, assolutamente, non sto dicendo questo. Però comunque un minimo sempre i giocatori pubblicano delle cose, Gargiulo non lo vedo mai pubblicare qualcosa in questi giorni di ritiro. Quindi mi viene da pensare un pochino, ma siamo sicuri mille per mille che Gargiulo rimanga a Modena, che si senta all'interno del progetto del Modena? Non so, ho questo dubbio, cioè Mario ci sei, la mia domanda. Perché nelle prime amichevoli ho sempre visto le mezzali Duca e Battistella, oppure che ne so, Duca Magnino, oppure Duca e Battistella nei titolari. Poi dopo nel girando da fare nelle sostituzioni entra Gargiulo. Però strano, se non ha avuto problemi fisici, io Gargiulo, a me non è amichevole su tre, l'avrei fatto partire da titolare, un attimo per vedere com'è. Non so, non sono convinto anche lì al 100% che Marione Gargiulo rimanga a Modena. È una cosa che mi ha fatto un po' pensare. Scrivetemi voi, anche voi nei commenti che cosa ne pensate di questa cosa qua. Penso che, come avevo detto in un video, che Magnino piano piano possa anche ritagliarsi una maglia da titolare. Bisogna sempre anche vedere Palumbo come viene schierato, penso da mezzala sinistra essendo Mancino, ma potrebbe essere anche piegato a mezzala destra per cercare di accentrarsi. E un centrocampo titolare, io avevo detto Gargiulo, Gerli, Palumbo, ma a questo punto mi viene da pensare Magnino, Gerli, Palumbo, perché effettivamente Gargiulo non lo riesco a capire se fa parte del progetto bianco oppure no, non lo so. Staremo a vedere. Intanto, nelle queste ultime amichevole ho provato un po' a vedere l'amichevole con il Toro. Faccio un appunto alla società Modena: cioè, vendete i diritti insomma, alle TV locali per far vedere le partite in diretta. Cioè, non tutti possiamo andare a vedere, per quanto ognuno è attaccato, il proprio amore è attaccato a questa maglia. Fattecele vedere in diretta le partite, siamo dovuti arrangiare sul Torino Channel per vedere il Modena. È un peccato, se fate vedere voi in diretta, spero che verrà creato un Modena Channel prima o poi. Insomma, è un peccato perché l'anno scorso si potevano vedere, quest'anno no, non capisco mai queste cose di diritti televisivi tra le televisioni locali, a volte non li prendono, a volte li prendono, non si capisce, non penso che sia una cosa impossibile prendere dei diritti televisivi, penso piuttosto che Modena non li abbia concessi. E ripeto, è un peccato perché non tutti hanno la possibilità e disponibilità per poter andare a fare questo tipo di trasferti, in particolar modo adesso Di Maro è praticamente. Cioè, non è che è impossibile perché dei tifosi ci sono andati, però ci sarebbero stati una buona parte, magari, che l'avrebbero dovuto vedere in TV. Ripeto, ci siamo riusciti con Torino Channel, però se ci riusciamo a vedere anche nel nostro TV locale sarebbe meglio. Comunque, questo, apro e chiudo parentesi velocemente. E, per quanto dicevo, insomma, le amichevole che ho potuto vedere, il nuovo Modena che si può vedere. Pare che siamo una squadra molto più offensiva, molto, insomma, siamo una squadra molto più propositiva, secondo me. Abbiamo una bella linea difensiva alta e nell'ultima amichevole mi sembrava che il Modena un po' cercasse di fare gioco e Torino ci faceva gol. Chiaro che la qualità del Torino è molto più alta rispetto a quella del Modena, però do anche ragione a Bianco che ha detto nell'intervista post-gara
che si sarebbe aspettato un pizzico di coraggio in più da parte dei nostri, e su questo sono d'accordo con lui, però è chiaro che il coraggio, insomma, si attua quando hai una preparazione di tutta la squadra che è ottimale. Chiaramente Torino lavora da 3 anni insieme, noi lavoriamo da 20 giorni neanche, ovviamente i movimenti non sono perfetti, i carichi di lavoro sono intensi in quest'ultimo periodo, quindi insomma le conoscenze tra i ragazzi, tra di loro, i movimenti che si stanno apprendendo in questi ultimi giorni, non apportano un gran coraggio. Mi è piaciuta però la cosa che ha detto Bianco, di avere coraggio anche contro degli avversari che sulla carta sono più forti di noi, quindi vuol dire che si sta cercando di instaurare un certo tipo di mentalità, ovvero quella di imporre il gioco. E questo mi piace. Dall'altra parte abbiamo ancora tanto da fare, mi fa piacere il ritorno di Battistella in campo, che è un ragazzo che veramente ci tengo tanto e ci credo molto in questo ragazzo, perché sembra un fuscello, sembra un mingardino così, però c'ha forza. Ho visto, ha fatto dei bei movimenti e si è portato dietro quasi 1-2 giocatori in una certa circostanza. E Duca è sempre lì. Duca lo fa sempre giocare, Duca è sempre titolare. Non so se perché quelli dietro non stanno in forma o perché sta scalando mano a mano le gerarchie. Non penso partirà tra la batteria del titolare nella nuova stagione, ma comunque Duca è un giocatore che viene preso, secondo me, molto in considerazione da Bianco, finalmente. Poi c'è da vedere, insomma, tanti altri ragazzi, ma comunque mi piace questo Modena che esce palla al piede. Mi piace rivedere Zaro, che comunque ha sempre quella personalità per uscire, quasi un regista arretrato, sembra Zaro. Poi comunque il solito Gerli, Magnino, e le mezzali sembrano più propositive rispetto a prima, e Tremolada lo vedo un po' più nel vivo del gioco, non che non lo fosse l'anno scorso, però mi sembra che sia più a tutto campo. Viene dietro, non ha paura di tirare finalmente, lancia i giocatori, lancia gli attaccanti. Insomma, mi piace veramente Luca, ed è per questo che credo che sia nel. Capisco adesso il perché Bianco e Vaira hanno detto che deve essere al centro del progetto Luca, perché in questo tipo di gioco, in questo tipo di modulo, pare che veramente il numero 10, il trequartista, sia molto responsabilizzato e può fare un po' quello che vuole. E le due punte davanti, Bonfanti si vede che è ancora indietro, deve ancora, insomma, macinare di preparazione, ma come ho detto nell'altro video, mi aspetto veramente che faccia tanti tanti gol quest'anno, deve consacrarsi, deve esplodere definitivamente. Per quanto riguarda gli altri, sono tutti da vedere, Strizzo è da vedere, Palumbo da vedere. Non mi dispiace Manconi, onestamente non mi dispiace, lo vedo bello voglioso, bello carico, c'ha grinta, ci tiene veramente a fare del proprio meglio. Sono contento di questo ragazzo, secondo me sarà una sorpresa. Comunque, ragazzi, ho fatto questo video un po' per parlare, insomma, di quello che è successo nelle ultime amichevoli. Spero vivamente che parte questo benedetto campionato 19 di agosto, perché non se ne può più di queste vicende extracalcistiche. Mi auguro che l'Ecco possa disputare il prossimo campionato di Serie B, che la Regina si tolga dalle scatole perché bisogna anche pagare, che Brescia venga riammesso, così sappiamo di andare a Brescia, si giocherà a porte chiuse, però mi auguro veramente che si giochi il 19, comunque il weekend, che sulla carta era stato, insomma, riservato per la prima giornata di Serie B. Ci aggiorneremo più avanti, speriamo, ripeto, di partire il 19 agosto, e intanto, come sempre, dai gialli!